Attenzione, cura verso gli altri. Compassione. Queste sono le vere fondamenta di Gotham. Ed è un onore aver dato alla Gotcorp queste stesse fondamenta. Per questo ci chiamano l'azienda di tutti. Grazie di cuore. Davvero. Sembra che Mr. Boyle voglia soffiarle il ruolo di primo industriale filantropo di Gotham. Gotham ha bisogno di altri come lui. Bruce! Il tuo sostegno mi spiazza, veramente. Te lo meriti. Tu cambierai il mondo, Ferris. Ehi, lo cambieremo insieme, giusto? Mi perdoni, Mr. Boyle, la stampa attende da questa parte. Il futuro di Gotham ed è molto, molto luminoso. Bene, siamo quasi a mezzanotte e sapete tutti cosa significhi. Cominciamo questo veglione di Capodanno con un... Hai scordato di pagare le bollette, Bruce? Felice anno nuovo! Con le mani se volete festeggiare! Venite di qua! E dove andate? Va bene! Maggiordomo è impazzito. Codardi, temete un anziano? Ah. Ehi, vacci piano. Oh. Spero che quel vaso non fosse di valore. Oh, guarda il principino. Addio, Bruce. Ti do un pugno per ogni do... Come mai sei così forte? Stai bene? Ho affrontato di peggio. Sono gli uomini del pinguino. Cosa vogliono da Ferris? Non lo so. Sono guidati da una persona con una tuta meccanica. Devo trovare Ferris prima di loro. Vestito così non cedi nessun aiuto. Dovrebbe mettere l'altro completo. Faccia attenzione nella galleria, sir. Risente ancora dei danni arrecati la vigilia di Natale dal nostro visitatore. Dal giorno di Natale. La polizia ha invitato i residenti di Gotham Sud a restare al sicuro nelle proprie case. La polizia non è stata in grado di disperdere i dimostranti. La sua presenza ha solo irritato la gente e fatto scendere altri cittadini in strada, infuriati per la notizia della corruzione venuta alla luce solo 7 giorni fa. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di pazientare mentre decide chi debba rimpiazzare Gotham Bob come commissario di polizia. Ma la richiesta è stata ignorata dai dimostranti, che esigono veri cambiamenti. Signorino Bruce, ho visto di sfuggita il suo uomo meccanico. I selvaggi lo chiamano Mr. Freeze. Prenda in considerazione l'idea di indossare la tuta XE per le condizioni estreme. La tuta XE non è pronta per entrare in azione. Oh cielo, sento gli elicotteri! Altri brutti del pinguino! Faccia presto! Alfred avrà messo la mia tuta nel contenitore al Batcomputer.
Non ho il tempo di preparare la tuta XE per l'uso. Alfred dovrà darle gli ultimi ritocchi. Alfred, cos'è successo alla corrente? Sir, deve affrettarsi. Stanno incendiando la villa. Sono riuscito a portare la maggior parte degli ospiti nelle ali est e sud, ma... Ehi, è il maggiordomo! Alfred! Alfred! Deve essere stato più di uno. Sì, ma chi? Non possono essere gli sbirri, sono occupati con i dimostranti a Gotham North. Chiunque è ancora qui da qualche parte. Va bene, finiamo di appiccare il fuoco qui dentro e fidiamoci. Ancora nessun segnale da Alfred. Cerco un'altra entrata per la biblioteca. Quel libro aveva oltre 1200 anni. E allora? Chi vuole un vecchio libro? Dannazione, Alfred. Ci tenga pure quella statua di Giada. E il suo datore di lavoro apprezzerà di certo le poche centinaia di dollari che vale sul mercato. Ehi, nonnetto, mi serve giusto qualche centone per i nuovi cerchioni. Oh, santo cielo! Ha bruciato centinaia di migliaia di dollari in libri cinesi dell'undicesimo secolo. Ma la prego, pensi pure ai suoi cerchioni. Per te... Dice la verità su questi libri. Manco per idea. Guarda come sono vecchi. Cadono a pezzi. Hai ragione. Voleva solo convincerci a lasciare la statua. Scommetto che vale almeno un testone. Finiamo il lavoro e usciamo da qui prima che crolli il tetto. Perché il vostro capo ha la pelle blu? Freeze? Non è il nostro capo. Devi rivolgerti al pinguino. Ehi, chiacchierone. Tieni chiuso il becco sul capo. Cosa? Ah, giusto. E si chiama Mr. Freeze. Se in te non lo farei arrabbiare. Davvero lo chiamate mister? Non l'hai mai incontrato, dico bene? Ucciderà Ferris? Probabilmente. L'hai guardato negli occhi? Non ha un'aria allegra, non so se mi spiego. La smetti di provarci con l'ostaggio. Ti usa solo per avere informazioni. Sì, lo so, ma... Insomma, è Vicky Vale. Portare in salvo queste persone, ma l'emblema dei Wayne blocca l'uscita. Di qua. È stato fantastico. Li hai conciati per le feste. Shh, silenzio! Hanno preso Ferris Boy nella sala accanto. Credo che vogliano ucciderlo. Tutto bene, signore? Sì, grazie a lei. L'eroe della vigilia di Natale è tornato a salvarci dal... Porterai queste persone al sicuro? Ah, certamente, ora che ha sistemato tutti questi teppisti.
Dovresti ridare corrente al sistema antincendio e spegnere il fuoco. Non si preoccupi, non lascerò che Villa Wayne finisca in macerie. Grazie del salvataggio, Batman, ma mi pare che la signorina abbia detto che Mr. Boyle ha bisogno d'aiuto. Dovresti davvero concedermi un'esclusiva. Il pubblico muore dalla voglia di conoscerti. Ho cose più importanti da fare. Ma questo è importante. Ormai sei l'argomento preferito della città. Devi spiegare cosa intendi ottenere. Le mie azioni parlano forte e chiaro. Batman, a Villa Wayne. Abbiamo poi. Rispondi. Non fatelo! Divincolati, Boyle. Già, vuoi farti sparare? Mr. Freeze è in arrivo. Chi? Chi hai detto? Dobbiamo tirarti fuori da lì. Oh! Sentito parlare di te. Non ho nulla contro di te. Allora sei alla festa sbagliata. Freeze! Che cosa vuoi da me? Non voglio che un minuto del tuo tempo. Lasciami andare! Aiuto! Aiutatemi! Ma non è possibile! Ultimo desiderio! Sembra che Freeze non sia l'unico con un'arma criogenica. La porta è bloccata dal ghiaccio. Dovrò entrare nella sala da ballo dal balcone. È andato. Uno degli uomini del pinguino saprà dove è diretto l'elicottero. Come ha fatto Batman ad arrivare così in fretta? Non importa. Abbiamo acciuffato Boyle, distrutto la baracca e il nostro amico congelato è riuscito a fuggire. Per me la missione è compiuta. Anche per me. Vediamo il bottino e filiamocela. Gran bella roba. Questo mese si mangia bene, gente. Quando vengono a prenderci? Eccolo lì! Dove sta portando Ferris? Non lo so, giuro! Hai idea di quanti tuoi amici io abbia mandato all'ospedale la vigilia di Natale? Senti, è uno dei trafficanti del pinguino. Sta distribuendo le armi che ci ha dato Freeze. Lo saprà senz'altro. Dovevamo incontrarci a Gotham Sud. E invece vi incontrerete al pronto soccorso. Spero che il trafficante del pinguino saprà dirle che sorte ha riservato Mr. Freeze al nostro amico. Prendersela con uno come Ferris Boyle è ripugnante. So che lo porterà davanti alla giustizia. Lo spedirò dritto a Blackgate in barella. Forzi prima che Anasti lo congelasse? Per questo devi tenere il becco chiuso e gli occhi aperti. Oh.
felice che abbiamo distrutto mezza villa Wayne. Ma certo! Vedessi quante casse di champagne ha preparato per la festa. Ha dovuto rubare 3 diversi camion di liquori. Wow, ho voglia di festeggiare. Villa Wayne in fiamme. Dannazione, troppo tardi. Su, tutti qui. Porta in piedi. Ehi. Wow. Ora sei nei guai. Sono in criostasi temporanea. Mi servono i guanti termici per liberarli senza pericolo. Qualsiasi cosa sia, questa sostanza blocca gradualmente le sue funzioni vitali, mettendolo in criostasi. Non riuscirò a liberarlo dal ghiaccio senza rischi se non uso i guanti termici della tuta Xe. La gente si è imbattuto negli uomini del pinguino. Non era pronto la criotecnologia, ma il criofucile perdeva. Se mi sbrigo, questa pista mi porterà dagli uomini del pinguino. Mi farò dire da dove viene questa tecnologia. Alfred, gli uomini del pinguino usano armi criogeniche per intrappolare persone innocenti nel ghiaccio. Mi servono i guanti termici della tuta Xe per liberarli. Mi metterò subito all'opera, sir. Ha idea della provenienza di queste armi? Quando avrò preso il trafficante del pinguino avrò la risposta. Come funziona? Appunti e premi il grilletto. No, volevo dire come crea il ghiaccio. Ti sembro forse uno scienziato. Non lo so, chiedevo. Smettila di chiedere e ascolta. Fai solo attenzione a dove spari, d'accordo? Va bene, va bene. E cos'è quello? Forza, uniamoci anche noi! Dov'è Freeze? E pensi che lo sappia? Vuoi festeggiare l'anno nuovo con una gamba in trazione? Ok, ok. Ha fatto un patto con il pinguino. Armi in cambio di un... Ferris Boyle. L'ultima volta che l'ho visto era la Godcorp. Stai mentendo. Godcorp non produce armi. Cosa? No, io... Godcorp, lo giuro, guarda, ho i codici d'accesso. Li prendo io. Non ha alcun senso. Godcorp che sviluppa delle nuove armi. Qui c'è qualcosa sotto. C'è una cosa, va all'aria. Vieni qui di corsa. Certo, capo. Che ne farete di me? Dite? Finché il tuo amico continua a collaborare, sono certo che non dovremo fare nulla di drastico. Alcuna speranza, Quelli erano armati. Come ci sei riuscito? Dove stanno portando Ferris? Il signor Boyle? Sono diretti al dipartimento di ricerca sui propellenti. Hanno preso il controllo dell'intero stabilimento. Hai i codici di questa porta di sicurezza? No, non sono autorizzato. Ma il mio capo ce li ha. L'hanno portato al laboratorio di organica, dall'altra parte della hall. Non lascerò che facciano del male al tuo capo. Tu portati in salvo. Senti come gridano! Sarà meglio che quello non esca, altrimenti sarai tu a rimetterci. Ah, ora niente passerà da questa porta. Già? Ma ci hai pensato bene? E se dobbiamo entrare noi? Ma chi se ne frega?
Batman sta... Finiremo. Avevi detto di essere il capo, perché ora fai tanto il timido? Che è successo allo spirito di condivisione? Sto collaborando! Lo so, ma abbiamo tutti un lavoro da fare e il mio è spararti se credo che non me la racconti giusta. Te l'ho detto, qui non ci sono armi, sono piante, ricerche sui tessuti. Sì, ce l'hai detto. Allora, mi credi? Sai una cosa, certo che ti credo, ma se devo essere sincero... Adoro il mio lavoro. Oddio. Che cos'è? Cibo congelato. Ah, pare che vogliano coltivare le piante a basse temperature. Non sanno del riscaldamento globale? No, intendo temperature bassissime, come su Marte. Dici sul serio? Ma che figata! Marte? Questo pianeta è pieno di gente che crepa di fame e noi andiamo a sfamare i marziani. Hai un fricciolo di immaginazione, lo sai? Oh merda! Ti ho visto alla GNN! Mi hai salvato la vita! Hai codici d'accesso al dipartimento di ricerca sui propellenti. Certo, ecco, prendili. Intendi salvare il signor Boyle, vero? Non sei al sicuro dentro la Godcorp. Devi uscire di qui. Non preoccuparti, non ho intenzione di restare. E, beh, grazie. Non soltanto per me, per tutta Gotham. Sorveglianza a rapporto al Dipartimento Ricerca Propellenti. Rilevato accesso non autorizzato. Alfred, come vanno i lavori sulla tuta XE? A rilento, sir. Ci sono formazioni di ghiaccio che mi sbarrano la strada. I guanti termici sarebbero senz'altro d'aiuto. Sto lavorando il più alacremente possibile. Tienimi aggiornato. Dobbiamo raggiungere subito il pinguino. Dove diavolo è Fizzy? Dovrebbe arrivare qui con il tesserino d'accesso. Lo so. Per questo mi domando dove si trovi. Allora perché ce lo domandi? Siamo qui con te. Basta, il pinguino è nei guai. E se non interveniamo, lo saremo ancora più di lui. E allora aspettiamo che Fizzy si faccia vivo. Sapete, voglio proprio vedervi spiegare il vostro brillante piano al pinguino. Essere vero. Dobbiamo collaborare, deficienti. Ci siamo. Cambia.
Il mio capo ha i codici che cerchi. L'hanno portato al laboratorio di organica. Questo qui non ha il tesserino. Dannazione, dobbiamo penetrare questo ghiaccio. Il pinguino è in pericolo e noi siamo bloccati qui. Pensi che il pinguino si lascerà ammazzare da quell'idiota con la pelle blu? Tu sei pazzo. Senti, il pinguino ci ha chiamato e noi dobbiamo raggiungerlo. Troviamo solo un modo per entrare là dentro. Non ci credo. Alimentazione avviata. Criopompe da 1 a 4 inserite. Protocolli di sicurezza attivati. Stadio 1 di alimentazione completato. Agganciamento avviato. Pericolo. Rilevata anomalia termica alla criopompa 4. Possibili falle nel raccordo refrigerante. Pericolo. Rilevate falle multiple nel raccordo refrigerante. Allarme sicurezza. Attivazione non autorizzata del pannello D17. Allarme sicurezza. Dammi Boyle, o congelo l'intera stanza. So che non lo farà. Boyle, hai i codici che ti servono. Dammi la stessa roba che ottieni da lui, altrimenti non te lo consegnerò mai. Quel che c'è dietro questa porta non deve interessare. Di nuovo tu. Hai una sola possibilità di lasciarlo andare. Non è possibile minacciare chi ha già perso tutto. È colpa tua! Portami fuori da qui! Cosa cerca Freeze? A cosa gli serve Boyle? Boyle ha i codici che gli servono per accedere a una specie di superarma e tu glieli hai fatti avere! Quel ghiaccio è l'unica cosa che ti salva dalla ripassata che ti meriti. Senti, tu vorresti salvare il nostro amico Boyle, giusto? Ma non puoi rompere questo ghiaccio. La God Corp ha un dispositivo, una specie di trivella, una criotrivella. Dimmi dov'è. I miei uomini hanno portato le nostre acquisizioni al nightclub Mai e la Mai per tenerle al sicuro, è ovvio. Allora spera che i tuoi siano ancora al Mai e la Mai. Grazie di avermi portato via da quel posto. Ora che cosa pensi di fare? Quando avrò recuperato la criotrivella tornerò qui a salvare Ferris. Ma non credi che Freeze cercherà di fermarti? Lo spero. Alfred, qual è la situazione della tuta XE? Ho appena finito di caricarla in un contenitore da lancio. Bene, vado al Mai e la Mai per recuperare una trivella criogenica rubata. Manda là il Batwing a lanciare la tuta. È in arrivo. Mi domando quanto costerà ripulire questo macello. Ci sono danni per milioni e la nottata non è ancora finita. Come
faranno pagare. Scommetto che alzeranno le tasse, quel che fanno sempre. E poi si domandano perché siamo tutti così incazzati. Sir, rilevo un gruppo di uomini armati fuori dal Maya e Levi. Le suggerirei di sgombrare la zona prima del lancio. Gli idioti vorranno tutte le ragazze per sé. Allora? Andiamoci dentro! Tuta XE in arrivo, sir. I termici la aiuteranno a sbarazzarsi del ghiaccio, sir, e la tuta la proteggerà dal freddo e dal frio vapore. Spero solo che non sia così ingombrante da rallentarla. La struttura a nido d'ape isola dal freddo estremo senza aumentare il peso. Non mi rallenterà per nulla. Ripulito questo posto, finalmente potremo goderci il Capodanno. Sbaglio o l'anno scorso avevamo deciso di andare in qualche posto caldo? Poi hai parcheggiato l'auto per la fuga in un posto per disabili e il colpo per pagarci il viaggio è andato in fumo. Faccio un errore e devo scontarlo per un anno intero. Mi troverò un nuovo socio. Ti troverai un... Va, lascia stare. Posso usare un batarang termo caricato per far cadere il ghiaccio in testa ai criminali. Ti piace il mio pugno? Ma come ci riesce? Non puoi eliminarci tutti! Ma non è possibile! Se uso un batarang termocaricato, metterò fuori uso quella serratura di sicurezza congelata. Ascoltami bene. Non ce ne andremo finché non mi avrai detto esattamente dove sono i soldi. Te l'ho detto. Io non lavoro qui. E allora... Beh sì, ma non è qui! Il pinguino ha detto di venderne i pezzi, è stata smontata! Dove si trovano? Te lo dico, ma tu non buttarmi dal tetto, ok? Forse un'altra volta. La sua mappa è stata aggiornata con la posizione dei componenti necessari per ricostruire la trivella criogenica. Grazie Alfred, faccio subito. Dobbiamo aspettare ancora, all'aperto e con questo tempo. Ci deve chiamare il pinguino. Si sta accordando con un compratore. Sì, ma non ci ha chiamato. Non pensi che Freeze possa averli traditi? Non mi stupirebbe, quello non è umano. Guarda ogni cosa come se dovesse mangiarla. Lo so, quegli occhi, occhiali, quello che è... Mi mette i brividi. Voi due cacassotto, siete sicuri di aver scelto il lavoro giusto? Thank you.
Sente che lo imiti. Cosa? È una forma di... Potresti cambiare idea? Alfred, ho assemblato la criotrivella, ma mi occorre un fluido superconduttore per farla funzionare. Eccolo, sir. Un refrigerante organico, usato in un laboratorio sperimentale da un certo... Victor Freeze. Come Mr. Freeze? Una coincidenza troppo evidente per ignorarla. Qui dice che Ferris ha fatto chiudere il laboratorio di Freeze. Se è un dipendente deluso in cerca di vendetta, non si tratta di un semplice furto di tecnologie belliche. Il laboratorio di Freeze è in quarantena per un incidente. Sto tornando alla God Corp. E sai cosa vuol dire? Che ci sono un sacco di case vuote pronte da rapinare? È per questo che mi piaci. Sei intelligente. Violazione della sicurezza nel laboratorio biologico. Protocolli di serrata in atto. Appena arriva Fitzy, iniziamo a spaccare tutto, finché non troviamo come liberare il pinguino dalla sua... situazione. E poi apriamo questo Mr. Freeze come una scatoletta di tonno. Ci credo! Lasciami stare! Perché non si opera? Ma che follia è? Ti strangoleremo col mantello! Ma non funziona niente! Devo liberare il laboratorio dal criovapore per disattivare il protocollo di isolamento di questa porta. Finché quella criocisterna continua a emettere vapori, dovremmo essere al sicuro. Può entrare qui con tutti quei criovapori, vero? Siamo al sicuro. Finché la cisterna riceve energia, non può attraversare i vapori. Pensavo che qualcuno dovesse ammazzare quello stronzo. Primo interruttore premuto. Che sta facendo? Non ci abbiamo un piano che non sia il solito. Spariamo a tutti. Il laboratorio è ancora pieno di vapori e le ventole non funzionano. Pericolo. Guasto al reattore criogenico. Breccia del contenimento in corso. A quel punto entreremo sparando. Spero abbiate munizioni di scorta. La nostra chance. Entriamo e facciamoli a pezzi. E
questo punto lo copro io. Seguitemi, prendiamo! Di qua, è proprio di qua! Ma che... Mi metto di guardia qui, gente! Vuoi crepare? Ma cos'è? Una specie di scimpanzé? Dove diavolo è andato? È qui! È qui! Eh? Lo vedo! Venite immediatamente qui! Freeze ha steso il pinguino e pare che abbia messo in fuga Batman. Forse dovremmo prenderlo in considerazione, sembra un vincente. Dillo un'altra volta e ti do tanti di quei calci nel culo che dovrai sederti sulla faccia. Ehi, faccio per dire, non fa mai male tenersi tutte le porte aperte, no? Cosa sai fare? Quella è la porta del laboratorio di Freeze, ma è in quarantena. Devo far uscire tutto il criovapore perché si disattivino i protocolli di isolamento. Qui c'è sotto qualcosa di più di un semplice incidente. La pelle di questa guardia ha lo stesso colore blu di quella di Freeze. Le analisi indicano che è morto di ipertermia, ma la sala di controllo non mostra segni di surriscaldamento. Qui c'è una specie di residuo chimico cristallizzato. Le tracce portano al laboratorio. La pista finisce qui. Devo scansionare in cerca di prove.
Due uomini hanno lottato. Uno è corso fuori dal laboratorio. Credo la guardia morta che ho trovato. Queste impronte rimandano a Victor Fries. Deve aver assistito alla morte della guardia. Fries ha riciclato i pezzi che gli servivano da vari prototipi per costruirsi una tuta di sopravvivenza refrigerata. Il ghiaccio ha bloccato le uscite, ora la pressione del serbatoio è altissima. Sembra che questa guardia sia stata congelata dai criovapori della conseguente esplosione. Stando alle prove, qualcosa ha congelato la guardia prima della rottura della cisterna. Forse il cannone di Fries? Queste tracce di DNA appartengono a Victor Fries. L'analisi indica un impatto con un oggetto. Qualcuno ha colpito Fries con un'arma. Il cannone è stato fatto cadere e poi usato. Esplodendo, la cisterna ha rilasciato una nube criochimica. La nube ha avvolto Fries e la guardia, ma l'onda d'urto ha scagliato via l'assalitore. Devo trovare quell'arma. Potrebbe fornirmi prove per identificare l'assalitore. L'analisi del DNA conferma l'uso dell'arma come randello su Fries. E l'analisi delle impronte... Ferris Boyle. È stato Ferris. Qualcosa è stato spinto su questo fluido, probabilmente una barella. Se queste tracce si sono conservate così bene, il fluido si è congelato in fretta. Strano, Fries studiava in segreto la malattia di Huntington. Ma questo è un laboratorio per armi criogeniche. Il soggetto dei test era Nora Fries. Ora so cos'è successo qui. Boyle ha assunto Victor per sviluppare il programma segreto di crioarmamenti della GodCorp. In cambio ha concesso l'utilizzo di risorse dell'azienda per cercare una cura per la malattia di Nora. Ma Boyle era più interessato a capire come Victor fosse riuscito a mettere Nora in criostasi. Quando Victor ha capito che Boyle non avrebbe tenuto fede agli impegni, ha deciso di proseguire da solo le ricerche sull'Huntington. Ma Boyle non ha gradito. Il cocktail criochimico ha alterato il metabolismo di Victor e quello della guardia. Boyle è sfuggito alla nube chimica e ha fatto chiudere il laboratorio. Victor è sopravvissuto, ma sapeva che lasciare il gelo del laboratorio l'avrebbe ucciso. Così si è costruito una tuta e ha utilizzato un refrigerante organico per tenere la sua temperatura sotto lo zero. Tutta questa violenza. E vuole solo salvare la moglie in fin di vita. Il refrigerante nella tuta di Victor è lo stesso che mi serve per la criotrivella. Alfred, manda a Gordon le prove che ho raccolto sui crimini di Boyle. Mi dispiace, sir. So che nutriva grandi speranze per ciò che Ferris avrebbe potuto dare a Gotham. Questo non è importante ora. Victor non ha mai voluto uccidere Boyle. Gli serve il suo accesso di sicurezza per far uscire sua moglie dalla GodCorp. È tutto ciò che vuole. E ora lei lo fermerà. Devo farlo. Le servirà ancora quella barella? Sì, ma non per Victor. Sai cosa farò quando uscirò di qui? Mi farò preparare un bel bagno caldo da Candy. E poi ti ci affogherò dentro! Ci sto provando, capo. Questo ghiaccio è duro.
Ma sei completamente idiota! Vieni qui, cretino patentato! Metti quel collo secco tra le mie mani che possa inculcarti un po' di buon senso! Capo, ti devi calmare! Ti faremo uscire da lì, in qualche modo! Lasciarmi qui, Batman! Sto morendo di freddo! Vuoi liberarmi da questo maledetto iceberg? Stai benissimo lì dove sei. Ma... non puoi lasciarmi qui! Morirò assiderato! Problemi tuoi. Oh, quindi sei tornato per gongolare, eh? Ti ci impicco con quel mantello. Mi senti? Siamo ragionevoli. Certo non mi lascerai qui a morire, vero? Vero? Renderò la tua vita un inferno! Mi senti? La tua temperatura corporea è pericolosamente bassa, Ferris. Voglio soltanto prendere Nora e andarmene. Ti darò il codice. Preferirei vederli morti piuttosto che dare a te qualcosa. Allora condividi il mio destino e congela. Sono un poveraccio. Un bebeo. Victor, devi lasciarlo andare. Mi riprendo mia moglie. Non puoi fermarmi. So la verità e anche la polizia. Boyle sarà giudicato per i suoi crimini. È stato un incidente. Non sai di cosa stai parlando. Cosa? No. Nulla importa. Riesci a capirlo? Nulla, a parte Nora. Hai messo a rischio delle vite in tutta la città. Nora non l'avrebbe mai voluto. No. Quello che voleva era avere una lunga vita al calore del sole. La sua mano nella mia. Ma a causa sua avrà solo il tocco gelido di un uomo le cui emozioni sono fredde quanto il sangue nelle sue vene. Abbiamo un accordo. Venite qui e trovate Batman. Arrivo. Attenzione, Crio Serbatoio 2 in sovraccarico. E alla cisterna 2. Staminato ai reattori. Nora viene con me. Non puoi fermarmi. Attenzione, Crio Serbatoio 1 in sovraccarico. E alla cisterna 2. Eccolo! So che ti trovi da sotto. Schizza di qua e di là come un matto. Non può essere lontano. Come è fuggito? È allo scoperto. Oggi ho fortuna. Io ti rinchiuderò. Va. Deve essere vicino. Cerchiamo. Wow! È proprio lì. So che ti trovi lassù. Ehi!
l'abbiamo scoperto! Dove sei? Non lasciatelo fuggire di nuovo! Non sfidare la mia pazienza! Vediamo cosa sai fare quando ti si gela l'aria nel cuore. E qui sei una seccatura. Quest'uomo avrebbe dovuto essere più caldo. È fuggito. Dove sei? Cos'è? Hai perso la tua determinazione? Io sono più deciso che mai. Per lustrare l'area! Dove sei? Per lustrare l'area. La tua mi fai solo arrabbiare. Non mi fermerai con quei giocattoli. Per lustrare l'area. Ci vorrà molto più di questo, Batman. Proviamo. Abbiamo un accordo. Venite qui e trovate Batman. L'abbiamo perso una volta, non ripetiamo ancora la cosa. Arrivo. Mi hai costretto tu a farlo. Dove sei? La tua tecnologia... Errore di contenimento alla capsula 1. La mia tuta è resistente. Soggetto Alfa Nova Frisi in pericolo. No, hai resisti. In che guaio sono? Se riesco ad avvicinarmi da sotto, lo colpirò dal basso. Contenimento criogenico interrotto. Soggetto Alfa, Nora Freeze, in pericolo. Resisti, Nora. Ci sono quasi. Avrei dovuto uccidere. Assieme a Batman. Errore di contenimento alla capsula 1. Soggetto Alfa, Nora Freeze. Grazie per aver fatto il lavoro sporco. Ma non avresti dovuto ficcare il naso nei miei affari. E io che pensavo che avrei faticato a spiegare quanto è accaduto nel tuo laboratorio. Voglio dire, dopo quello che hai fatto, la polizia non mi guarderà nemmeno. E con questo bat mostro morto, non resterà nessuno a sostenere il contrario. Nora! E ora manchi solo tu. Ti prego,
Puoi salvarla. Devi solo no, Victor, passare. Lei morirà. Ma ti terrò in vita. Abbastanza da guardarla mentre spiega. Mettiti comodo, filantropo. Isolamento criogenico ristabilito. Mi spiace, Victor. Non posso darti pace. Ma posso darti giustizia. Ultime notizie da Gotham Nord, dove le proteste sono diventate festeggiamenti. Sotto estrema pressione dalla cittadinanza di Gotham, il sindaco Hill ha annunciato le sue dimissioni. Anche se Hill non ha escluso di ricandidarsi alle prossime elezioni, date le sue dimissioni, probabilmente Peter Grogan non sarà il prossimo commissario di polizia di Gotham. Già si discute su quale commissario potrebbe scegliere il nuovo sindaco e molti opinionisti indicano il capitano di polizia James Gordon come candidato di punta. E ora diamo la linea a Vicky Vale, in diretta da Gotham Sud. Grazie, Janine. Sono qui alla sede centrale della GotCorp, dove il capitano Gordon ha confermato che l'amministratore delegato Ferris Boyle è stato preso in custodia dalle autorità. La polizia dichiara che Boyle è accusato di omicidio colposo, estorsione e tentato omicidio volontario. Sono accuse scioccanti, visto e considerato che stasera stessa ha ricevuto il premio umanitario dell'anno dalla Fondazione Wayne. È stato inoltre arrestato il famigerato e sfuggente boss della malavita, Oswald Cobblepot, meglio noto come il Pinguino, e un criogenista della GotCorp, Victor Freeze. Freeze è ricoverato al Gotham General sotto sorveglianza armata, in cura per una condizione medica non meglio specificata. Quincy Sharp suggerisce che Freeze sia l'ennesimo esempio di criminale che necessita delle cure specializzate che solo il manicomio di Arkham può offrire. La polizia dichiara che questi arresti sono il risultato di indagini accurate, ma io sospetto che Batman abbia avuto un ruolo determinante. Personalmente, ho un debito di gratitudine nei confronti di Batman che mi ha salvata da morte quasi certa questa sera. Perciò, grazie Batman, da tutti noi. A te la linea, Janine. Grazie, Vicky. Batman continua a essere in primo piano in queste settimane. Perciò, insieme agli auguri di GNN di un felice e sicuro anno nuovo, chiudiamo questa edizione con alcuni dei vostri commenti sul crociato incappucciato di Gotham. Ero circondato e poi all'improvviso... Bam! Boom! Capao! Tutti quei bastardi erano al tappeto. Non l'ho nemmeno visto arrivare. Era tutto così confuso. È come sbucato dal nulla. Sentite, sono un poliziotto. Ufficialmente non approvo quello che fa, ma gliene sono grato. Oh, certo che esiste davvero e ho i lividi per dimostrarlo. Esiste. È implacabile e non c'è niente al mondo che possa fermarlo.